Buongiorno amici, oggi visiteremo un ex villaggio operaio, Crespi d'Adda, nel comune di Capriate San Gervaso, nella provincia di Bergamo. Questo suggestivo villaggio, il 5 dicembre del 95, è entrato a far parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO. È uno degli esempi di villaggio industriale meglio conservati al mondo. Pensate, le case sono abitate ancora oggi da persone e l'opificio funzionava fino a pochi anni fa. Comunque, scopriamo qualcosa di più. Il villaggio e la fabbrica tessile vennero costruiti verso la fine del XIX secolo dalla famiglia Crespi. La fondazione si fa risalire al 1878 ad opera di Cristoforo Benigno Crespi. L'idea fu quella di affiancare agli stabilimenti un villaggio che ospitasse gli operai della fabbrica e le loro famiglie. Il villaggio comprendeva quindi le piccole case degli operai proprio a ridosso dell'opificio. Nel villaggio venne costruita anche una chiesa, copia identica ma più piccola della chiesa di Santa Maria in Piazza di Busto Arsizio, paese d'origine della famiglia Crespi. Vi erano inoltre altre tipologie di costruzioni: scuola, campo sportivo, teatro, ospedale e cimitero. Nel villaggio le ville dei dirigenti furono costruite solo successivamente, negli anni 30 del Novecento. Nel villaggio potevano abitare solamente coloro che lavoravano all'interno dell'opificio. Tutto girava intorno all'opificio stesso. Il padrone regnava dall'alto del suo castello con benevolenza, provvedendo a tutti i suoi dipendenti come un padre. Al termine di un sinistro viale alberato si staglia il cimitero di Crespi d'Adda, realizzato dall'architetto Gaetano Moretti. Lo stesso è dominato dalla tomba di famiglia, una piramide con scalone monumentale che si staglia sul lungo viale alberato. Il cimitero è circondato da un muro perimetrale che racchiude tutte le tombe e che simboleggia l'abbraccio della famiglia Crespi a tutti gli operai. Le tombe più ricche sono quindi disposte intorno all'imponente mausoleo, mentre quelle più semplici, segnalate da croci di pietra, sono più distanti, concreta memoria della stratificazione sociale della comunità. Crespi d'Adda, col tempo, è diventata famosa anche per un altro motivo. Il paesello, soprattutto nei mesi invernali, è meta di turismo misterico, perché la sera, in questi ambienti lugubri, può succedere di tutto. Uno dei motivi principali d'attrazione è percorrere il viale alberato che collega la cittadina col cimitero. Anche la famigerata setta satanica delle bestie di Satana ha ammesso, sotto interrogatorio, di aver celebrato proprio in questo luogo i propri riti satanici. E questa bambola è un chiaro esempio della strana atmosfera che regna qui a Crespi, un segno che qui avvengono riti satanici. Ma è possibile che questo sonnacchioso paese sia teatro di iniziazioni sataniche? Ci sono state delle segnalazioni relative a dei raduni satanici a Crespi d'Adda. In effetti, pensandoci, il cimitero, in particolare il mausoleo, sono dei luoghi molto suggestivi, molto cupi, che si prestano per, appunto, per inscenare un'iniziazione satanica. Addirittura su web ci sono dei racconti che ipotizzano l'origine proprio satanica di Crespi d'Adda, quasi che questo paesino fosse un portale per un'altra dimensione. Addirittura un portale per un'altra dimensione. Ma come mai sono state fatte queste ipotesi? Ma sono solo voci, frammenti di informazione, nulla assolutamente di provato. Però c'è chi ipotizza che la struttura architettonica del mausoleo, che è quantomeno insolita per l'Italia settentrionale,
serva proprio come catalizzatore per richiamare creature dal mondo octonio o da abissi interstellari. Il mausoleo quindi non sarebbe solo l'imponente tomba di famiglia dei Crespi, ma una sorta di tempio pagano dove evocare divinità dimenticate. Forse per questo Crespi Dadda è tanto amata dai satanisti. Forse questi antichi dei appartengono alle legioni infernali. Ma non si sussurra solo dell'esistenza di rituali arcani. Altre misteriose presenze sono riscontrabili in questo. Però oltre a iniziazioni e a visite, diciamo, sataniche, pare che Crespi Dadda sia stato anche teatro di apparizioni di fantasmi. C'è chi dice di aver visto attorno al cimitero alcune fugaci apparizioni di fantasmi di operai che vagano senza pace. Fantasmi a Crespi Dadda. È possibile che in questi luoghi ameni vaghino le anime disperate di alcuni operai? Satanismo, occultismo, spiritismo. Anche in questa puntata abbiamo scoperto il lato oscuro di quella parte del reale che normalmente sembrerebbe non avere ombre, ma qui a Mysterium la normalità è solo un'opinione.